Ciao uomini nudi e bentornati su The Sims 4. Come potete vedere, oggi siamo in casa Dark Lucifer, quindi non la casa dei pazzi scatenati là, che non so cosa stanno combinando, sinceramente. Non capisco perché lei continua a dormire fuori dal letto, ha questo problema. Non riesco proprio a capirla. Dormi? Boh. No, no, vai dalla bambina. Tetta Food, buona amica con Lilith. Ma Kali è tua figlia, non puoi diventare solo buona amica. È tua figlia, che ci devi fare? Chi è? Gioca una partita. Ma non avete il computer? Ah no, non ce l'hanno loro. Siamo poverissimi, veramente. Ma qui non succede più niente. Fuori è deserto, veramente. È deserto in tutti i sensi. Sai, io uso il tamburo. Lui usa il tamburo. Sì, sono proprio io che uso il tamburo. Ah sì, ma lo uso insomma, con la terza gamba. Già, io uso la macchina. Ma lascia stare che io lavoro per DHL. No, io uso il tamburo. Io non ho le mutande. Ah, le infilo e poi è un casino, quindi non le metto più e boh. Basta, andiamocene. Ah, credo che era la bambina. Oh, è sparita la forchetta! Non ci credo, è sparita la forchetta, bellissimo. Allora potresti andare a fare jogging. Almeno tu mantieniti in forma. La bambina sola in casa, proprio da assistenti sociali, bro. Cos'è? Molto molto flirtante. Ah, boh, se sei da sola va bene. Usa, va. No, qua gelosia, portami via, Guarda, che faccia zozza. Vabbè, niente, Lilith, ti amo tanto. Cucina, no, scherzo. Ma sì, va, insalata giardiniera per la famiglia. Così te la mangi tu e quando arrivo a casa io mangio anch'io, se non ti dispiace. Sta bambina è bravissima, non rompe mai le balle. Oh, chi è che rompe? Telefonata in arrivo, Simona Bianchi vorrebbe venire da te per passare del tempo insieme. Ok. Non dico nulla. Che è successo? Oh, è sto cazzo! Vabbè, che lì è passata di età. L'infanzia! Ti aspettano una creatività sconfinata, la violazione delle regole e i capricci, che il gioco inizi, oh mamma mia. Allora, mia figlia che cosa gli potrebbe piacere? Birbante e turbolenta. Stica, bambina prodigio o estroversa? Dai, estroversa! Estroversa, perfida, beh, perfida! Non è male, eh. Malvagia, no, dai, non esageriamo. Sicura, sicura, dai. Che c'hai adesso? Mamma mia, devi mangiare! Mangia subito! Rompipalle. Guarda! No, pensavo che ero arrivato io. Bambina, mangia, che mi muori tu! Sì, ma c'è anche una bambina, ragazzi. Questa sta parlando di cuore e corna. Oh, non parlare di ste cose con mia moglie, oh. Madonna, arriva prima la panza di me. Ragazzi, adesso mangio qualcosa e poi vado a correre. La bambina, vediamo Kali cosa sta facendo. Kali Lucifer, che bello. Finalmente sta vedendo la sua camera, vediamo, è contenta. Dice: "Oh, finalmente un letto e non devo più dormire in quella culla malefica. Quindi la posso buttare la culla?" Beh, se la vendo mi danno solo. È meglio metterla nell'inventario. Non si sa mai, nel caso ne facessi un altro. A brevissimo. Lui non sta facendo una cippa di niente. Lei è tutta felice. Lui è appena tornato da lavoro, è stanco e scazzato. Le ha tutte lui, ma si deve anche mettere qui ad aggiustare il frigorifero. Occhio a non prendere la scossa, oh. Insomma, veramente, ma poi fai qualcosa per la pancia. Sì, no, ma questa deve stare a casa mia tutto il giorno, oh. Guarda che sono le 10 e un quarto, io ho lavorato tutto il giorno, magari te ne puoi anche andare a fanculo, non so se mi spiego. Ah, boh, bastava chiedere. Ora devo proprio andare, grazie per la compagnia, ci vediamo dopo. Va bene, contenta tu. Ok, svuotati anche la vescica. Mica, ma sei veramente. Mamma mia, che casa di merda! Ripara, va. Veramente, sono un uomo distrutto dai doveri familiari. Oh, questo. Vabbè, va. Asciuga. Trova dei componenti, vediamo se si trova qualcosa e poi butta via. No, vabbè, ma non si può far qualcosa io e te, no. Mai una gioia, mai una gioia. Domani sto a casa io e vai a lavorare tu. Tanto ormai non ne abbiamo più bisogno. Può stare a casa da sola la bambina. Cazzo, Kali! È mezz'ora che sei acceso. Cosa devi fare al bagno? Hai fatto un. Vabbè, lasciamo perdere. Ora Kali può prendere i giocattoli per farli parlare. Che cazzo era? Kali andrà a scuola fra circa un'ora. Ah, ti tocca andare a scuola, eh? Sì, ma cambiati, non puoi andare vestita così. Che cazzo.
Cambi abito. Sportivi quotidiani 1, vediamo. No, aspetta, aspetta, aspetta. Scegli abiti, dai. Poverina, Madonna, è vestita proprio male. Io non pretendo che vada vestita tipo Britney Spears negli anni migliori, però. Io non ho idea di come si vestono le bambine al giorno d'oggi. Però non lo so, tipo così. Col chiodo al massimo. Jeans. Cazzo, però diventa un maschio così. Non ne ho idea, io che cazzo come vi vestite voi donne? Non lo so, come si veste una bambina? No, così viola con viola e va bene. No, biancheria non voglio neanche saperlo. Allora, scarpe. Scarpe mettiamo. Madonna, gli stivali, è che c'è l'acqua in casa. Questi. No, beh, mamma mia. Così, un po' più carina, dai. Quando invece è un abito formale, invece cosa gli mettiamo questo? Dai, va bene, dai. Scarpe, che ne so, scarpe metti queste nere e sei a posto. Mamma mia, non è che stai in granché. Ma va bene, chi se ne frega, poi. No, vabbè, ma perché vestite così quando fai sport? È bruttissimo. Quando fai sport ci vuole qualcosa di comodo, quindi deve essere una t-shirt, sicuramente, o questa. Dai, questa stai bene, con i pantaloni abbinati. Allora, aspetta, li tolgo da qua e li metto quando sei qua. Ma perché qua non ci sono, però? Ah, perché bisogna. Wow, così stai bene, brava Kali. Così. Sportiva, così va bene. Cappellino ci starebbe anche bene, guarda. Che tuo padre, che sarei io, spero. Ce l'ha sempre il cappellino. Quindi, insomma, è una cosa buona e giusta metterlo. Ma sì, così va bene la notte. Da festa devi essere proprio tirata a lucido, eh. Ok, direi che ci siamo. La bambina si è. Adesso si sa vestire. Oh, meno male. Per andare a scuola non è uno può andare vestito. Il primo giorno è quello importante. Perché devi già subito capire quelli che devi menà da quelli che invece devi rispettare, eh. Allora, no, a parte le stronzate, le bollette sono appena state recapitate. Mio Dio, non ho i soldi! Stavolta non ho il cesso da vendere. Lui ha una pancia. Ma no, ma dai, devi fare qualcosa per la tua pancia, dai. Non è possibile, non ti ho mai visto così. Brava, è la bambina a scuola. Non possiamo fare altrimenti! Finalmente! Dai, che è andata a scuola, è il momento di agire! Il momento di agire. Hai presente? No, perché. La vita è bruttissima. Andiamo a trovare i pazzi scatenati. Voglio andare a casa loro. Visita la residenza. Sì. Ho preso la macchina per fare un isolato, eh. Vabbè. Eccomi. Ragazzi, sono arrivato. Nessuno che mi viene a aprire, niente. Proprio se ne fregano altamente. Toc toc, bussa alla porta, vediamo, eh. Sentite che rumore che c'è dentro. Salve. Chi c'è? C'è Drio e Terminenzio! Salutiamoli, va. Bravo. E vai, che sono già entrato in casa vostra, tra youtuber. Che bello. Qua Termi sta dicendo: guarda, io ho un lama enorme. Anzi, a volte ne ho due. Due lama perché sono sempre meglio di uno. Io non sono molto convinto della questione. E Drio dice: io faccio delle tortine. E, ma a volte anche più di una. E poi le mangio tutte. Però rimango magro. E io ti infilo un razzo nel cuore. Già, già, capita proprio così, vedi. E poi si fa amicizia. Salve, io ho visto un aereo. Ho visto un aereo. Anzi, erano due aerei grossi. Io invece ho dato la scossa a uno. Ma cosa diavolo c'entra? Vabbè, va, rido per farti felice. Lascia stare, io ho una valigia che parla. Fa così. Rido, ridono per cortesia. Ragazzi, io ho una casa tutta mia, completamente mia, tutta mia. Oh, basta però, dite qualcos'altro. Io invece ho un cuore con le fiamme che ride. Sì, insomma, problemi al cuore, devo operarmi. Ah, ecco. E ridono perché le disgrazie altrui fanno sempre un po' ridere. Ragazzi, io mi farei un cappuccio se siete d'accordo. Lo volete anche voi? Certo, è ovvio, è che dovevi chiedere. Ci mancherebbe. Io ne prendo anche due ogni tanto. Vabbè, io sento un po' di musica. Io adoro proprio la musica. Spesso suono i campanelli. Bei ricordi, eh. Quando suonavamo i campanelli. Ma anche i cellulari faccio suonare. Io proprio suono tutto.
Non te l'ho detto che faccio il criminale e rubo i telefoni? A proposito, ne vuoi uno? Guarda, gli dai un malloppo di soldi e lui ti porta quello che cavolo vuoi. Gliene dai ancora e ti porta anche le donne. E le macchine? No, perché io ho bisogno di macchine, perché le macchine sono importanti. E voglio una rossa con i finestrini e anche le ruote, eh. No, guarda, un razzo nel cuore sicuro. No. Ah, battuta. Ragazzi, c'è odore di immondizia. Ma immondizia forte, non so se l'avete mai capito, ma proprio quell'immondizia che ti entra nel... No, guarda, non fai né ridere né piangere, eh. Eh no, no, assolutamente. Dai, ragazzi, mi scoppia il cuore. Io sto in piedi. Sto in piedi perché mi va di ballare come un pirla e pensare a un tamburello. E vabbè, facciamo tutti deficienti perché a quest'ora ci sta. Sapete, io ho una figlia e io ho un CD. No, ma io è una chitarra. Ma non una chitarra, ma io ho una figlia, ho detto. E di solito rompe le balle. E mi tocca lasciarla a casa da sola. Adesso dovrei stare a casa a preparargli il pranzo, che magari è arrivata da scuola. Ma me ne strafotto, anzi, sto pensando all'immondizia, a dire il vero. Magari non l'ho buttata e adesso che succede? Puzza? Guarda, Termi non la butta mai. Vabbè, vai, io penso a un tamburo. Termi! No, io guarda, se questo parla ancora, un carro armato, eh. Io te lo dico. Ma dai, fammi parlare. No, carro armato, basta. Beh, parliamo di videogame, dai, così siamo tutti d'accordo. Mi piacciono i videogiochi. Io le ho tutte le console. Però uso il tamburo. Io vorrei comprarmi il tamburo. Guarda, me ne compro due. Me lo vendi? No, no, guarda, ti faccio piovere la nuvola di fantozzi. Ragazzi, sentite che musica. Avete visto quel pipistrello di nome Batman? È un pipistrello gigante che picchia i cattivi. I ladri, gli stupratori. E poi li fa saltare proprio in aria. È una cosa incredibile. Ma io gli ho tirato addosso tre libri e non l'ho mai visto. Ma come? Guarda, io di solito i libri li uso per uccidere i pipistrelli. E anche i CD. No, io di solito monto il lama. No, il lama è... sì, ci sta sempre con me il lama. Gli faccio questi massaggi. Parliamo di cibo che è meglio. Dai, fatemi parlare anche a me. Vabbè, ragazzi, io vi lascio perché abbiamo parlato abbastanza. Sta prendendo una brutta piega. Vado a casa. Ho socializzato un bel po' con i nostri youtuber e ora sono tornato a casa. Speriamo che non dia quel bug strano. Ah no, posso entrare. Mia figlia è ancora a scuola. Ma che cazzo fa a scuola tutto il giorno? Oh, mica vorrei essere una di quelle che impara le cose. Poi dopo cos'è? Sei più intelligente, eh? Brava, brava. Arriverà da scuola alle 15, quindi... Ah, ecco, adesso in pratica. Vediamo. No, pensavo. Maccheroni al formaggio per famiglia. Sì, perché poi arriva, ha fame. Ragazzi, spero che portate un po' di soldi perché ci stacca la corrente, io ve lo dico. Brava bimba, io ti ho fatto da mangiare e vado a farmi una doccia. La bambina che invece puzza. Mamma mia, ma sei andata a vedere in casa che stavi bene. Guarda come stai messa dopo la scuola. Ma le scuole fanno male alla salute. No, ma sei un danno, bambina. Mamma mia, dove tocchi spacchi. Vabbè, guardatela la tele, va. No, eh. Ah, credevo che mi avevi rotto la tele, mi incazzavo. Oh, io non posso mai star tranquillo 5 minuti e devo sempre aggiustare qualcosa. C'è Dark, aggiusta tutto. Sì, sì, tranquilla, caga mentre io lavoro, non ti preoccupare. Basta, bambina, è ora che ti lavi perché fai veramente schifo. Meno male che si lava, non se ne poteva più. Si stanno dando dentro, via, va. Basta che non entri in quella camera, puoi fare quello che vuoi, ma non entrare in quella fottuta camera. Socialità dovresti farla a scuola, tipo. Loro due stanno trombando come delle faine. E direi che adesso dovresti dormire anche un po' perché sei mezza andata. Non è bello che fate sti rumori. Questa sente tutto. Se non volevo dirvelo, ma questa sente battere contro il muro. Ragazzi, non fate casino, per piacere. Che figuraccia. Boh, stavolta è lei che dorme. Ho fatto un figurone, mangio. Fare un po' di jogging, che ti fa bene. Ti rassodi. Che bastardo. Ragazzi, mamma mia, ma che bagno schifoso. No, no, qua bisogna chiamare quella tizia là che ci fa le pulizie. Chiama per un servizio, poi. Ah, non questo servizio. La bambina è andata a scuola intanto, signori.
Da, per piacere, vai a correre, fai qualcosa, ti prego. Hai la panza che arriva prima di te, è brutto. Vai, vai a fare jogging. Proprio non l'ho cagata questa, proprio niente. Dovrebbe pulire, c'è Slimer. No, c'è Slimer nel water. Cameriera! Kali, apri la porta, c'è una signora. Non li apri. Invita ad entrare. Ah, ma tu sei quella che si sbatteva a mio papà. Chiedi di andare via, chiedi di andare via. No, chiedi di andare via 2 volte. Vabbè, presentazione amichevole. Dag, dag. No, ehi, ehi. No, come mai ha fatto quel gesto tipo sbocco? Oh, i Simpson dicono essere felici. Ah, no, pensavo che aveva di nuovo qualcosa che non andava. Perché dico, è strano che succedano queste cose. Cioè, non so come possano accadere, ecco. Non, io e lei non fichifichiamo mai, insomma. Ragazze, pulite. Dai. Pulisci. Cosa? Scusa? Perché dovrebbe fare un test di gravidanza di nuovo? Vabbè, fallo. Ho paura. No! Non ci crede, di nuovo incinta. Vabbè, va a pagare le bollette, va. No. Ecco perché ti stavi ingrassando. Vai a fare jogging lo stesso. Ma come è potuto accadere? Non saprei. Lo so che fa schifo il bagno, ma nessuno lo pulisce. Ragazzi, io dove me lo metto l'altro letto? Manicomio. Come compra un giocattolo? È possibile acquistare nuovi giocattoli cliccando sulla scatola dei giochi e selezionando acquista giocattolo. Amore, abbiamo una scatola dei giochi. Dai, che magari le facciamo felice la bambina, visto che tra un po' sarà un casino. Ok, quindi dovremmo esserci. Ora posso acquistarle un giocattolo? Teresa. Teresa il triceratopo, sì, lo voglio. Compraglielo. Si sta allagando il bagno. Oh, ce l'ha fatta. Bravissima, direi che adesso sei a posto e puoi andare a dormire. Però abbiamo un problema che si è di nuovo messa male. La bambina che ha problemi di stomaco, credo. Scusa, potresti svegliarti, voglio vedere dove lo riponi. Ah, glielo metti dentro lì, bellissimo, va a dormire. Grazie. E la bambina può giocare, apri. Guarda quanta roba che ha. Può giocare con Teresa il triceratopo. Oh, con tutto lo spazio che è in camera, qua devi venire a giocare. Vabbè. Bene ragazzi, direi che la puntata può definitivamente finire qua. È successo anche questa volta un po' di tutto. Abbiamo Lilith di nuovo, è stato molto interessante. E vi giuro che se esce maschio questa volta lo chiamo Lucius. Vi faccio una promessa. E sperando che sia maschio sto giro, che cavolo, così facciamo la coppia. Quindi ragazzi, un salutone grande. Se il video vi è piaciuto, un pollice su e un commento qua sotto. E alla prossima. Ciao belli! Mamma mia.